Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941, siamo tornati su Formula 1 2022 con il Gran Premio d'Austria, signori. Allora, prima di partire col video, io vi ringrazio subito per i like, per i commenti e per i suggerimenti e vi ricordo di iscrivervi al canale, signori. Detto questo, allora, breve sunto. Ho fatto le prove libere 1 e le prove libere 2, sono andate bene, il circuito mi piace, signori. Abbiamo fatto le qualifiche, le ho fatte off camera e ci siamo qualificati undicesimi, perché signori, ora col fatto che freniamo noi, la macchina non è più frenata dal computer, il Gran Premio mi piace, abbiamo fatto delle buone qualifiche e siamo però undicesimi, perché purtroppo nei rettilinei lunghi ci lasciano. Adesso c'è la sprint, signori, la gara sprint di 3 giri sotto la pioggia. L'obiettivo è cercare di qualificarci, di riuscire a fare un buon risultato per poi puntare anche alla gara. Riuscissimo a prendere doppi punti in entrambe le gare sarebbe spettacolare, signori, perché ricordiamo che noi attualmente siamo ancora a 0 punti e forse con la Williams, l'unica scuderia non avrà ancora preso punti, Williams e forse Haas, non mi ricordo, comunque riuscissimo a portarci a casa qualche punticino per smuovere un attimo la classifica sarebbe importante, perché dico, qui in Austria il Gran Premio mi piace e possiamo fare bene. Cambio sangue freddo. Siamo sotto la pioggia, quindi non sarà facile come posso sperare. Andiamo a vedere le qualifiche, come si sono sviluppate per questa sprint race. Vediamo un attimino. Sainz e Leclerc. Con Charles Leclerc al suo fianco. E ora vediamo il resto della griglia. Doppietta Ferrari. Doppietta Red Bull. E Fernando Alonso. Qui non c'è la doppietta Mercedes. Ricciardo e Valtteri Bottas. Il pilota proprietario. Eccoci lì, signori, undicesimi. Dai così. Vediamo se non sbaglio se è qualificato ultimo o penultimo forse. In tutto questo abbiamo perso la rivalità con Stroll. Non so perché mi ha considerato. Avevamo una gara dal fine. Dalla fine della rivalità lui me l'ha considerata dopo le qualifiche e non abbiamo avuto la possibilità di recuperare i punti che ci mancavano. Signori, niente, Fernando non parla e noi ci concentriamo, signori. Abbassiamo la visiera, dobbiamo cercare di far bene, signori. Undicesima posizione, undicesima posizione da sfruttare al massimo. Partiamo, ok. Ok, stiamo calmi. Va bene, loro ci stanno superando in 8000, ma noi non ci preoccupiamo. Era meglio non distruggere il lettone però subito in partenza. Però va bene, avvertendo collisione con Bottas. Abbiamo perso una posizione, signori. Calma. Perché non riesco a essere tanto performante? Va bene, ci siamo ripresi le nostre posizioni. Abbiamo rotto anche l'altro pezzo di alettone, va bene, ma siamo ottavi, signori. Zitti tutti, siamo ottavi. Continuiamo un poco di Hertz che finalmente ho liberato, che prima me lo gestiva pure il computer. Adesso ce lo c'è. Dai, ma perché? Ma ti levi? Mi hanno fatto saltare al lettone, mai io posso. Sta dietro a questi che mi frenano così davanti. No, ti levi dalle scatole. Guarda. Signori, ma mi devono superare e poi si mettono davanti a chiudermi come che. Boh, non lo so. Guarda, questo lui ora mi supera e non è che si leva dalle scatole, no, mi deve per forza tagliare la traiettoria e noi andiamo un attimino a fragole. Va bene. Chi è? Russell? Che ci fa Russell qua dietro? Avvertimento collisione con Stroll. Ma chi se ne frega di Stroll? Dai, guardate come superiamo la Mercedes! Infrenata, buona qui la curva. Siamo andati un poco lunghi, però va bene. Difendiamo la nona posizione, siamo noni. Apri il DRS, apri l'Hertz, quello che cazzo lo è. Difendiamo, signori, inizia a frenare. Abbiamo frenato troppo presto. Mi ha confuso, mi sono spuntate le barrette gialle, mi sono confuso. Dai, mannaggia, Russell è passato, abbiamo l'Hertz completamente sparato. Vediamo se lo infiliamo in curva, leggermente lunghi, lo costringiamo ad andare lungo? No, siamo andati solamente noi lunghi. Lui ci ha sverniciato, porca paletta ambriaca. Non stiamo andando benissimo. Purtroppo siamo senza l'alettone anteriore, ricordo. E se mi toccano pure per mandarmi fuori pista, dico, non è neanche corretta questa cosa. Dai cazzarola, apri l'ers. Dai. Dobbiamo difenderci con le unghie e con i denti. Siamo decimi.
Siamo decimi. Un punticino, dobbiamo difenderlo, dobbiamo difenderci questo punticino, signore, dobbiamo difenderci, perché abbiamo dietro Ricciardo. Ultimo giro, la gara sprint è così, signori, sono tre giri, tre giri. Dai, 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 accelera, 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 spara di tutto l'est, guadagniamo più che possiamo. Dai, 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 Ricciardo ci sta dietro, gli altri si sono staccati. E Ricciardo per rompere scatole. No, no, tentennato sulla frenata, mannaggia. Con le unghie e con i denti, con le unghie e con i denti. Con le unghie e con i denti. Con le unghie e con i denti. Ti porto fuori traiettoria, ti porto fuori traiettoria. Devi frenare 8 km prima. Dovremo fare i conti con una penalità. Ma che cazzo da stai? Non ne ho penalità. Perché? Com'è che è riuscito a passare? Qualcuno mi spiega come è riuscito a passare. Qualcuno mi spiega come è riuscito a passare. Porca miseria, come ha fatto a passare? Come ha fatto a passare? Come ha fatto a passare che l'avevo chiuso, l'avevo portato fuori traiettoria? Qualcuno mi spiega come ha fatto a passare. Ma porca sì, ma porca. Ma porca miseria, ma porca. Vabbè, niente, niente. Tu non passi, tu non passi. Tu non passi. Mannaggia, signori, vabbè, è andata così, è andata così. Sprint race, signori, ci accontentiamo dell'undicesima posizione. Partite undicesimi, arriviamo undicesimi. Abbiamo sfiorato il sogno, abbiamo sfiorato il sogno del punticino, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo sfiorato il sogno del punticino, non ci siamo riusciti. Ripartiremo da dove siamo partiti in questa gara. Niente da fare, ma forse neanche i punti, se non sbaglio, sono dimezzati, quindi anche se arrivavamo decimi non prendevamo nessun punto. Guardiamo insieme la classifica. E infatti prendevano punti l'ottavo. L'ottavo avrebbe preso punti, quindi comunque anche il decimo posto non ci avrebbe comportato niente. Ora vediamo la classifica costruttore. Non ci avrebbe comportato niente. Va bene, signori. Va bene. Sarebbe potuto andare peggio. Sarebbe potuto andare decisamente peggio. Se fossimo caduti più indietro. E invece, comunque, ripartiamo dalla stessa posizione delle qualifiche. E dobbiamo stare attenti a sti alettoni. Porca di una miseria. Mi frenano così di botto. Non è che posso sparire io. Loro hanno la cosa di mettersi davanti a frenare. Noi abbiamo allungato qualche curva di troppo, questo me ne rendo conto, e abbiamo sfiorato leggermente gli impatti, però noi siamo noi, loro sono loro, e noi scendiamo subito in pista, signori, 5 giri, partiamo undicesimi. Se facciamo una buona partenza senza rompere l'alettone alle prime due curve, perché è lì quello complicato, e riusciamo a inserirci senza rompere l'alettone alle prime due curve, secondo me possiamo fare una bella garetta. Una bella garetta. L'obiettivo minimo è il decimo posto, signori. Il decimo. Dobbiamo prendere un punticino. L'obiettivo è il decimo posto. Dobbiamo portarci a casa un punticino. E in partenza dobbiamo subito spostarci sulla destra. Vabbè, la griglia di partenza non ci interessa. Iniziamo la gara subito, signori. Concentrati. Via, si parte. Spostati. Grande così. Mannaggia Tsunoda bastardo. E no. Abbiamo perso avvertimento collisione con Bottas. Che ce frega a noi? Ti levi? Abbiamo perso leggermente la lettera. Non lo so, vuole qualcun altro, vuole passare? Mi vogliono. Un poco di autoscontro, signori, ma ci sta. Un poco di autoscontro, ma ci sta. Siamo sesti, abbiamo solo mezzo alettone che ci manca solo mezzo alettone. Dobbiamo correre a guidare per come sappiamo guidare. Non capisco perché la macchina se ne sta andando un attimino a fragole. E quindi perdiamo già la posizione contro Alonso. Bene, mannaggia a voi che non ve lo dice pure. Va bene così. Ma io posso fa le traiettorie perché ho le macchine che mi spingono da dietro. Posso guidare così io. Ma mannaggia a voi chi non ve lo dice pure, ma fatevi una ciofeca di fatti vostri. Uffa. Dai così, in accelerazione. Dai, siamo settimi, il primo giro è andato. Faremoci tutto l'erso. Dai con calma. Il tuo compagno è rientrato al box, è a me che me frega. Liam, sei sempre peggio, Liam, sempre peggio, Liam mio. Sempre peggio. Attenzione, Russell
Mi sa che ha combinato qualche cosa, ci sta a fare da tappo là dietro ed è tantissima roba a Russell che ci fa da tappo. Dobbiamo sfruttare sfruttare il Russell tapposo. Dai così, dai così. Dai così, un po' di fortuna anche per noi, che ci sta. Ok, le gomme sono entrate in temperatura, signori, le gomme sono entrate in temperatura. Le gomme sono entrate in temperatura e riusciamo a tenere meglio la macchina. Anche se abbiamo sempre mezzo alettone che ci manca, però va bene, però va bene. Stiamo guidando puliti, stiamo guidando puliti. Questa cosa mi piace. Questa cosa mi piace, stiamo guidando puliti. Il giro l'ERS non l'ho utilizzata. Ci vediamo un attimino di conservarlo un pochino. Qui sono andati leggermente lunghi, va bene, non fa niente. Frenatona, curvone. E ERS a palla sul rettilineo, ERS a palla sul rettilineo. Sta arrivando Russell, quando è finito il secondo giro. Si può utilizzare il DRS da questo momento e questo è grave per noi. Questo per noi è grave. Perché se Russell scende sotto il secondo e mezzo è grave la cosa. Ci mangia in un boccone, come ci mangia lui ci mangiano tutti. Niente, sta curva purtroppo. Ok, stavolta l'abbiamo fatto un pochino meglio. Abbiamo fatto un pochino meglio. Non siamo andati a fragole come prima. Un secondo e due, un secondo e uno, non sto utilizzando l'ERS, dovrei utilizzarlo nei punti veloci del gran del circuito. Il secondo è uno, preferisco conservarmelo, signori, però manteniamo questo risultato sul rettilineo finale in modo tale da riuscirmi a difendere meglio. Dai 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 dai, dai. Ah, che cazzarola. Va bene, l'abbiamo fatta bene, l'abbiamo fatta bene, l'abbiamo fatta bene, abbiamo mantenuto un secondo e uno di vantaggio. Fai così, perfetto, pennellate, pennellate. Un secondo, ok, non dovrebbe aver preso l'ERS Russell, però è molto vicino. Concentrati, concentrati, concentrati. Quando inizia il penultimo giro, manteniamo ancora un secondo e due di vantaggio. Abbiamo pochissimo ERS. Un secondo e uno, un secondo e uno, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Se riuscissimo a fare bene questa curva invece di andare sempre a fragole, ecco che ci siamo giocati il vantaggio. Infatti 900, 800, 700, qui Russell prenderà il DRS. Dobbiamo stare concentrati, dobbiamo stare concentrati. È a 600, 6 millesimi, 5 millesimi. Dobbiamo fare bene queste due curve, dai 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 dai. Va bene la prima. Non abbiamo toccato il freno una volta di troppo. Infatti è lì, Russell è lì, Russell è lì. Siamo di questo lato di traiettoria. Mi arriva di gran cazzo. No, 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 no. E lui se n'è andato tranquillo. No, signore, non ci sto, non ci sto. No, 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 non è corretto una cosa del genere. No, non ci sto. Non ci sto, scusatemi, ma non ci sto. No, scusatemi, ma non ci sto. Ma perché? Scusate, ma stiamo scherzando? Niente, purtroppo devo aspettare il flashback. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, stiamo scherzando? Cioè, ma io non le capisco, è impressionante. È impressionante, è impressionante. Io non le capisco queste cose. Non le capisco queste cose, signori. Oh, e Russell stavolta l'abbiamo chiuso. Stati lì dietro a non rompere il Russellone. Va bene così. Dai, 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 dai. Ma non è questione di imbrogliare, signori. Però non è neanche giusto che arrivano e mi sbattono tutti fuori. Dico, che cosa sono? Un pinco pallino qualsiasi. Arrivano e fanno quello che vogliono. Non è neanche giusto, scusate. Un flashback ci sta. Un flashback ci sta, porca miseria. Un flashback ci sta. Scusate, uno fa la gara tutta pulita, tutta perfetta. E poi arrivano e ti sbatacchiano come vogliono loro. Ma anche no, ma anche no. Attenzione che Russell ha sbagliato. Russell ha sbagliato la curva. Io non c'ho più ERS. Non c'ho più ERS. Abbiamo Bottas dietro. Russell deve aver fatto un errore in curva. È finito fuori dal radar della Mall Racing. Attenzione che Bottas è pericoloso. Bottas è pericoloso. Bottas è pericoloso. Attenzione. Lo teniamo dietro qui. Ok. Qui è molto vicino. Stessa situazione di prima con Bottas. Stessa situazione di prima con Bottas. Facciamolo confondere.
Troppe strisce colorate, troppe strisce colorate, signori, arriviamo sul rettilineo. Teniamolo, teniamolo. Finale con la Cardio Parma, signori. Primi punticini della Molo Racing. Dai, è così, settimi. Sì, finale al Cardio Palma, un pilota del giorno, Papa Maullo. Dai così, primi punticini per la Maullo Racing. Dopo 10 gran premi, ce l'abbiamo fatta. Dai così, me lo sentivo che in Austria potevamo fare bene. Che in Austria potevamo fare bene, scusatemi. Me lo sentivo, bella così, me lo inquadro. Guardate là in fondo la nostra macchinetta gialla. Me lo inquadrano, basta. Mi inquadrate a Papa Maullo che è il pilota del giorno? No, non me lo inquadrano a Papa Maullo, pilota del giorno. Mandate. Non capiscono niente. Dai così. Sofferta perché non riusciamo ancora a avere una macchina performante. Noi siamo arrivati ottavi, portiamo a casa 6 punti, signori. 6 punti. Tanta roba. Oggi ci ha regalato una prestazione. Liam è arrivato ultimo. Vediamo come si presenta ora la classifica. Vediamo un attimino. No, questi sono i risultati di gara, risultati di weekend. Posizione in classifica. Tanta roba, signori. Siamo tredicesimi. A pari punti con Gasly. Sopra Ocon, sopra Zhou, sopra Vettel e sopra Stroll. Tsunoda, Latifi, Larson e Albon. Ottimo. E siamo a 3 punti da Ricciardo. Classifica costruttori. Siamo a pari punti con l'Alfa Tauri sopra Aston Martin e Williams. Va bene, signori, va bene. La McLaren sarà raggiungibile. Ce la giochiamo con l'Alfa Tauri. Sono contento, signori, sono contento. Finalmente abbiamo mosso la classifica. E andiamo. Finalmente. 6 punti importantissimi. Speriamo che riusciamo anche a sviluppare un poco di più la macchina, perché per ora siamo la peggior scuderia del campionato. E si vede palesemente come in accelerazione sul rettilineo non riusciamo minimamente a battere il tuo rivale in gara. E non ce l'ho il rivale, brutti cretini. Non ce l'ho il rivale, l'ho persa la sfida col rivale, con Stroll, non ce l'ho più il rivale. 2.007.000, va bene. Allora, con questi soldi, signori, prima di tutto dobbiamo sviluppare quelli che ci danno dei punti di risorsa. Così incrementiamo i punti di risorsa che otteniamo e da quelli riusciamo ad avere maggiori punti di risorsa per sviluppare la macchina, perché se non investiamo non concludiamo nulla. Allora, calma e sangue freddo. Rinnovo del contratto, vai al mercato, riavvia le trattative, vai al mercato piloti. No, riavviamo le trattative con il compagno di squadra. Esaminazione proposta. Rischio basso 1,6, rischio medio 1,5, rischio alto va, un rischio medio 1,5, dai. Se tiri troppo la corda, potresti ritrovarti con un pilota. Ho giudicato? Confermo. Ok, contratto firmato. Va bene, e 1,5 milioni ce lo siamo fumato così solo per lui. Io ve lo fa chissà che cosa quei soldi. Non possiamo fare assolutamente niente. Bene così. Allora, punti risorse più 30. Aerodinamica. Concentrazione, statistica secondo pilota, scuderia, aerodinamica e punti risorsa. Allora facciamo 3 giorni di questo e questo è uno. 3 giorni di questo e 3 giorni di questo. E direi che siamo a posto. Lavoriamo molto sull'aerodinamica. Va bene, otteniamo dei punti risorsa e non ci lamentiamo. Niente, quindi praticamente noi abbiamo fatto tanti soldi per non ottenere niente. Bene, perché non possiamo fare assolutamente niente, no? Punti risorsa nel motopropulsore non li possiamo fare perché ne vogliono 3.000. Punti risorsa, no, questa è potenza, no. Qua ce l'abbiamo. Motopropulsore della resistenza ce ne vogliono 2.500. Non possiamo fare assolutamente nulla, signori. Niente, questi 1.200 me li tengo perché siamo messi male. Qui abbiamo 2 di aerodinamica e 1 di resistenza. Ok, quindi il motopropulsore lo potremmo andare a sviluppare. Migliorie completate anche qui. Ok, lui cosa mi consiglia? Questo che costa 1.200. Ma tu sei pazzo, io devo migliorare intanto il motore. Ci abbiamo una botta di cose in sconto, tipo gli startori. Perfetto, sviluppa, bravo. Scusa, io faccio le
le cose per gli obiettivi in qualifica, potremmo fare anche quei pistoni, 600. Vediamo cosa c'ho di altro scontato, signori. Questo è pure 600 ed è pure scontato, ok. Qui se non sbaglio non possiamo fare nulla perché comunque stiamo a fare 2. Qui di scontato non c'è niente. Questo che mi dà poco e niente. 520, 520 MGU. Invece scusatemi, qual era quello che era pure 600 questo? Oppure ne avevo un altro a 600. Sono un attimo confuso, forse era qua. 830, 838 l'EQ. Me lo fai l'EQ? Raggiunta capacità di reparto. Ok. Allora facciamo questo di qua, lo puoi fare a raggiunta capacità di reparto, perfetto. Qui c'è qualcosa che possiamo fare che è scontato, quello costa troppo, questo? Ok, questo mi arriva fra 2 gare. E invece questo 1200, resto con 100 punti, no, con 100 punti non ci posso rimanere perché se mi salta qualche sviluppo siamo messi male. Quindi va bene così, va bene così. Va bene così, tanti be tanto, tanto, se arrivano tutti, se arriva tutto, signori, siamo cazzutissimi. Andiamo avanti, incrociamo le dita. Andiamo avanti, incrociamo le dita. Andiamo avanti, incrociamo le dita. Turbo materiali migliorati, uno l'abbiamo sistemato, dai così. Dai così, dai così, dai con i copricerchi, dai con i copricerchi. Grande copricerchi, va Ok, abbiamo ricevuto bene. i nuovi pezzi dalla fabbrica. Buono, Saranno sulla buono. macchina prima del Buono, signori, il prossimo prossimo problema è cambio. quello di Francia. Quello di Francia, siamo saliti leggermente? No, stiamo ancora bassi. Va bene, non è morale basso, morale basso, morale basso. Va bene, chi se ne frega. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!